Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare il video ragazzi, ci tengo a precisare di seguire questo video indipendentemente che abbiate un Apple Watch o meno, perché potrebbe tornarvi davvero utile per i vostri smartphone o tablet. Quindi ragazzi, seguite il video perché magari in futuro potrebbe servirvi. Allora ragazzi, qualche giorno fa purtroppo mi è caduto l'Apple Watch, mi è caduto di mano mentre stavo cambiando il cinturino, è caduto con il vetro e il danno è questo: praticamente il vetro è tutto crepato, con qua addirittura completamente scheggiato, praticamente inutilizzabile, anche se ovviamente l'orologio funziona ancora. Chi mi segue su Instagram aveva visto il post che avevo fatto, perché veramente ci sono rimasto malissimo quando l'ho visto cadere e l'ho raccolto con il vetro in queste condizioni. Allora, dopo aver smaltito la botta psicologica del danno subito nell'orologio, cosa ho fatto? Sono andato subito nel sito della Apple per vedere la riparazione. Quindi vado nel sito Apple, nella sezione dell'Apple Watch, come posso fare a riparare il mio Apple Watch. Vado su consulta, a questo punto vado a cercare i costi della riparazione, che è la cosa principale che mi interessava appunto per la riparazione. Quindi consulta i prezzi dell'assistenza fuori dalla garanzia di Apple. Quindi il mio è un Apple Watch serie 4, vado nella sezione Apple Watch serie 4, il modello è questo e guardate il prezzo: 341,20 euro. Per riparare il vetro ci vogliono 341,20 euro, cioè non c'è una diversificazione del prezzo in base a cos'ha l'orologio. Se l'orologio è da riparare perché l'abbiamo rotto, c'è da pagare questa cifra, cioè 341 euro, cioè una cosa veramente pazzesca. Adesso, io sono un fan di Apple, ho un sacco di prodotti Apple, ma anche da super fan di Apple certe cose non le riesco comunque a giustificare, cioè anche impegnandomi non riesco a trovare una giustificazione valida per queste follie, chiamiamole così, di Apple. Allora, appunto, preso un po' dalla disperazione, perché 341 euro mi sembrava folle, soprattutto perché il serie 5 base, come era il mio serie 4, costa su Amazon in questo momento 448 euro, praticamente 100 euro in più di quello che sarebbe la riparazione del mio serie 4. Quindi a quel punto non l'avrei riparato probabilmente. Forse Apple punta a questo, nel senso a far sostituire l'orologio anziché farlo riparare, non lo so. Comunque è veramente una follia secondo me da parte di Apple. Poi, allora, preso appunto dall'aspirazione, ho iniziato a cercare su Google se ci fossero dei riparatori diciamo alternativi appunto ad Apple, e nel girare a destra a sinistra nei vari siti ho trovato chi ripara anche gli Apple Watch, perché riparare gli Apple Watch non è una cosa da tutti. Infatti non basta andare in qualsiasi riparatore di smartphone che conosciamo, quelli del nostro paese o del paese vicino dove ci cambiano la batteria. No, per queste cose o anche per le sostituzioni di un vetro, appunto perché per questo che vi stavo dicendo seguite il video, perché anche per sostituire il vetro di un iPhone 11 o un iPhone 10 come può essere questo, è veramente complicato e ci vogliono attrezzature che in pochi hanno, o meglio che non tutti hanno, perché sono davvero costose, perché Apple ovviamente le ha giustamente perché è Apple, ma diciamo che un laboratorio privato magari non ha, appunto perché costa tanto. Però sempre in questo sito poi c'è la riparazione dei Samsung S8, S9, tutti questi display curvi che sono difficili da sostituire. Questo, diciamo, store online è in grado di farlo, e poi è in grado di riparare i telefoni anche all'interno, cioè voglio dire anche se hanno dei problemi a livello proprio di scheda madre e via dicendo, riescono a ripararli, a parte gli Apple Watch, perché da quel punto di vista non sono riparabili perché tutto è chiuso e non si ha accesso appunto a quello che è la scheda madre, mentre per quanto riguarda gli smartphone è possibile. Stessa cosa per i tablet, quindi anche un tablet che dobbiamo far riparare o meno, qui è possibile farlo. Adesso andremo a vedere, perché tutto questo ragazzi lo sto facendo praticamente live con voi, nel senso che l'orologio è ancora qua rotto, quindi faremo tutta la procedura per la spedizione, poi vediamo al ritorno come sarà l'Apple Watch appunto quando tornerà una volta spedito. Ma adesso pian piano ci arriviamo. Quindi vi stavo dicendo, ho cercato con Google finché ho trovato Ripara Ora, questo negozio sia fisico che online che si trova a Messina. Quindi vedete che riparano gli iPhone
iPhone 11, gli iPhone 10, gli Apple Watch, i Samsung Galaxy, cioè riparano praticamente tutto, anche quello che è complicato da riparare, come appunto un Apple Watch che nella sostituzione del vetro diventa davvero complicato. Poi vi spiego bene il perché. Allora, una volta che ho trovato il sito, ovviamente vado subito a vedere il prezzo per vedere quanto mi costerebbe sostituirlo appunto non da Apple. Vado qua, serie 4 44 mm, 129 euro, e capite bene che questo è un terzo del prezzo appunto richiesto da Apple. Quindi a questo punto cosa ho fatto? Ho contattato, vedete che qua in basso a sinistra c'è chiedi su WhatsApp, ho fatto il contatto, ho chiesto informazioni appunto per capire come sarebbe stata la riparazione, perché sapevo appunto che era complicato sostituire i vetri dell'Apple Watch. Infatti, se andate a cercare, pochi lo fanno la sostituzione di un Apple Watch, ma anche di un iPhone 11 e via dicendo, perché è davvero difficile separare il vetro dallo schermo e poi andare a rimettere il vetro sullo schermo, perché tutto questo, ragazzi, viene fatto sotto vuoto, nel senso che il vetro viene messo sotto vuoto contro lo schermo a determinate temperature, quindi anche nella separazione è davvero difficile separarlo senza andare a rovinare appunto lo schermo che c'è sotto al vetro rotto. Tutto questo viene fatto con attrezzature davvero complicate, infatti loro mi hanno mandato anche le foto delle attrezzature, tipo questa che è quella appunto per andare a mettere il vetro che fa il sottovuoto e scalda a temperatura tutto quello che deve fare e poi fa la, diciamo, la chiusura del vetro sullo schermo, e poi anche la separazione del vetro rotto che va fatta incidendo con una fresa che è da 0,02 mm, tutto fatto al microscopio, si incide un attimo tra vetro e cassa dell'orologio, a quel punto vanno dentro con un filo in tungsteno che separa appunto il vetro dal display. Ovviamente io ve l'ho spiegato così a grandi linee perché non sono un tecnico, vi dico quello che più o meno mi hanno spiegato loro mandandomi appunto i video. Poi sono andato a vedere la loro pagina Facebook, il loro canale YouTube, perché è davvero interessante vedere come comunque un laboratorio privato abbia attrezzature molto simili a quelle che userebbe Apple per fare appunto la sostituzione del vetro. A questo punto cosa fate? Andate ad aggiungere nel carrello il prodotto che volete acquistare. Una volta che l'avete aggiunto nel carrello, non dovete fare altro che fare acquista. Una volta che avete acquistato, vi mandano l'etichetta da stampare, da appiccicare appunto sulla scatola, quindi non dovete compilare niente, l'etichetta è già bella che è pronta, l'attaccate sulla scatola, arriva il corriere che ve lo ritira a casa. L'email è questa, vedete, con la spiegazione dell'etichetta, come la dovete, diciamo, attaccare. Una la dovete tenere voi, due le dovete attaccare sulla scatola, e in più tramite WhatsApp mi hanno anche spiegato come andare a confezionare l'orologio. Loro ovviamente non vogliono il cinturino, ma hanno scritto vogliono che venga messo in questi cellophane, quelli a pallini che scoppiano per intenderci, quindi lo andrò a mettere all'interno di questi sacchetti che avevo già, che avevo in giro di qualcosa che mi avevano spedito. Quindi, se avete, per dire, questi pacchetti con i pallini vanno benissimo. Poi messo in una scatola, messo l'etichetta, e nell'email c'è scritto anche quando passerà il corriere, tra lunedì e martedì in base al giro dei corrieri. Quindi questa è, diciamo, è tutta la parte burocratica per la riparazione. Quindi, arrivati a questo punto, non resta che fare il pacchetto. Ok ragazzi, il pacco è pronto per la spedizione, quindi adesso aspettiamo che torna il pacco, vediamo come torna l'orologio, poi tiriamo le conclusioni su questa riparazione online, che ripeto, ho voluto fare live perché secondo me è una cosa che viene utile a tanti, soprattutto con gli smartphone o i tablet e ovviamente con un Apple Watch. Però appunto, essendomi trovato in questa difficoltà dei costi di Apple e via dicendo, e avendo trovato questa soluzione, che però dovremo verificare appunto quando arriverà il pacco come sarà la riparazione. Quindi ragazzi, adesso non mi resta che andare a spedire il pacco e aspettare che torni appunto dai ragazzi di Riparaora. Ok ragazzi, il pacco è ritornato, è passata esattamente una settimana da quando è venuto il corriere a ritirarlo, quindi non l'ho ancora aperto, lo sto aprendo adesso con voi, appunto perché tutto il procedimento della riparazione l'ho fatto live, nel senso che vi ho fatto vedere com'era l'orologio, vi ho fatto vedere come è arrivata l'email per inviare il prodotto, via dicendo, come fare il pacco, e adesso il pacco è ritornato. Quindi il lavoro dei ragazzi di Riparaora io non l'ho ancora visto, sono curiosissimo di vedere come
hanno appunto riparato il mio Apple Watch serie 4. Quindi come prima cosa andiamo ad aprire il pacco e vediamo com'è il lavoro che hanno eseguito i ragazzi di Riparaora. Andiamo a tagliare la confezione, spero di non fare danni, magari è arrivato l'orologio e io gli faccio un altro danno, così glielo rimando indietro un'altra volta. Allora, ok, vediamo cosa c'è dentro qua. Allora, via la scatola, via il taglierino che non serve. Allora, qua abbiamo un po' di biglietti da visita di Riparaora, sicuramente li darò a qualche mio amico, a qualche mio collega di lavoro, perché se il lavoro che hanno effettuato è di alto livello, sicuramente è da pubblicizzare e da condividere queste attività, che comunque sono piccole attività italiane di gente specializzata che fa i lavori in teoria a regola d'arte. Quindi lasciamo tutto qua, andiamo ad aprire la confezione. Qua celofan, via il celofan. Hanno messo anche una scatoletta di plastica che non era mia, quindi l'hanno messa loro, la scatoletta di plastica, che può venire buona anche per altre cose, direi. E qua abbiamo l'orologio, quindi andiamo a spacchettare l'orologio. Sono agitato, molto agitato, perché comunque il danno era bello evidente e davvero, quando l'ho visto cadere in terra sul pavimento, mi è venuto un colpo al cuore. E soprattutto quando ho visto cosa costava farlo riparare alla Apple, il colpo al cuore è raddoppiato. Per fortuna che con i ragazzi di Riparaora il prezzo, e mi stava cadendo un'altra volta, il prezzo è decisamente inferiore. Allora, ecco qua ragazzi, spettacolo, allora direi che è veramente veramente spettacolo. Allora, direi che a primo impatto sembra un lavoro fatto davvero bene, ben curato. Adesso c'è sopra la pellicola protettiva, quella diciamo per non rovinare lo schermo. Andiamo a toglierla. Perfetto. E qua abbiamo lo schermo. Allora, andiamo a pulirlo. Vediamo com'è il lavoro. Ragazzi, direi lavoro spettacolo, è fatto davvero bene. Questo segno già c'era, che è quello dove è caduto l'orologio, quindi questo segno già c'era nella cassa dell'orologio. Direi ragazzi, tanta roba, cioè rapporto prezzo rispetto prezzo Apple, direi che il risultato finale è sicuramente identico, devo dire sicuramente identico. Andiamo a mettergli il cinturino. Perfetto, andiamo ad indossarlo. Ragazzi, spettacolo, devo dire spettacolo. Proviamo il touch, perché comunque il touch è ancora il suo, perché è cambiato il vetro, ma il touch è rimasto quello originale. Loro separano il vetro dal touch, bisogna solo vedere se il touch non si è andato a danneggiare con l'urto, perché loro comunque il touch lasciano il suo, se non è da sostituire ovviamente, e in questo caso non lo era, perché mi hanno detto che l'hanno trovato integro. Però sempre l'ansia di vedere come funziona e se cambia qualcosa, no? Devo dire che funziona tutto benissimo. Proviamo il battito, ragazzi, tanta roba, secondo me tanta roba, e vi ripeto, Apple una salassata, è 341 euro per darci quello ricondizionato, perché ce ne danno uno in cui è già stato sostituito il vetro o qualcos'altro, e quindi dopo ricondizionano il nostro, che verrà dato a qualcun altro, però il prezzo è sempre quello di 341 euro. Quindi ragazzi, cosa dire? Direi che il lavoro è fatto benissimo, davvero davvero bene. Adesso però parliamo anche di cosa comporta questo lavoro. Allora, loro vi sostituiscono il vetro, ve lo ridanno in maniera perfetta, vi danno la garanzia di 3 mesi sul diciamo il lavoro che fanno, quindi diciamo la copertura è quella di legge, quindi 3 mesi di garanzia sul lavoro che viene fatto. È partito pure Siri senza un perché. Un'altra cosa però riguarda l'impermeabilizzazione. Allora, loro
che ne hanno aperti tantissimi, mi hanno detto che praticamente in tutti gli Apple Watch che vanno ad aprire, o meglio, tutti gli Apple Watch che vengono usati in piscina o al mare, trovano sempre all'interno residui di ossido, cioè l'acqua o l'umidità comunque entra. Anche se sono orologi impermeabili, se si usano in piscina o al mare, loro quando li vanno ad aprire, se sono orologi appunto usati in queste condizioni, trovano sempre dell'ossido all'interno. Infatti loro sconsigliano l'utilizzo comunque anche da nuovo quando lo acquistate in acqua o al mare. Potete utilizzarlo a fare la doccia, se vi lavate le mani, cioè queste cose sì, per usarlo per fare fitness. Ovviamente adesso che comunque è stato aperto dal punto di vista del vetro e tutto, anche se risigillato con speciali colle apposta che vanno a sigillare e tutto, loro continuano a sconsigliare perché non riescono più neanche loro comunque a garantire l'IP68, che sarebbe comunque l'impermeabilizzazione data da Apple, che comunque, come vi ho appena detto, fa comunque trafilare umidità e acqua. Però ancora di più adesso loro ovviamente, dopo averli aperti anche sigillati e tutto, non garantiscono che sia ancora comunque un IP68, non lo riescono a garantire, perché comunque sarebbe da testare non solo dal punto di vista del funzionamento ma da altri punti di vista. Però ovviamente cos'è la cosa? Che se volete un orologio che sia ancora IP68, che comunque fa entrare umidità e acqua, dovete spendere 341 euro per ripararlo, mentre qua ne ho spesi 129 più le spese di spedizione, che però mi hanno scontato le spese di spedizione perché gli ho detto che avrei fatto un video a riguardo se il lavoro fosse stato fatto bene, quindi le spese di spedizione non me le hanno fatto pagare. Anzi, però gli ho chiesto se nel caso avessi fatto il video, se mi davano dei coupon sconto da lasciare sotto in descrizione, appunto per chi sta seguendo questo video, questi coupon sconto che vi permettono di effettuare dei lavori da riparaora, che sia un Apple Watch, che sia un telefono, che sia un iPhone, che sia un Samsung, quindi sostituzione della batteria, sostituzione di, diciamo, lavori interni, quindi a livello hardware, o sostituzione di vetri, appunto di un iPhone, che è un lavoro complicato come quello di un Apple Watch, o anche degli ultimi Samsung, che anche lì è un lavoro complicato. Quindi chi ha queste problematiche o ha questi guasti può usufruire di questo coupon che trovate sotto in descrizione, che vi permette di avere la spedizione gratuita, perché comunque loro, lavorando in tutta Italia, vi mandano il corriere e vi riportano il vostro dispositivo direttamente a casa. I tempi, ragazzi, variano. Il mio ci è voluto circa 8 giorni, sono venuti il corriere a prenderlo di lunedì, oggi è lunedì, il lavoro ci è voluto circa 8 giorni tra lavoro e spedizione. Però mi hanno detto che non è lo standard è intorno ai 15 giorni più o meno, poi dipende dalla, diciamo, affluenza di lavoro, perché comunque il vostro lavoro si mette in coda con quelli che hanno, quindi dipende da quanti lavori ci sono prima del vostro. Però la tempistica normalmente in un periodo normale è di circa 15 giorni. Io sono stato fortunato, ce ne ho messe solo 8, però ragazzi, cosa volete, anche con Apple non è che ve lo cambiano istantaneamente se ve lo fate venire a prendere e ve lo fate riportare, e oltretutto il prezzo è nettamente più alto, è addirittura 3 volte tanto. Poi ovviamente, ragazzi, ognuno fa le sue valutazioni. Secondo me non vale la pena dare ad Apple tutti quei soldi per una riparazione, secondo me è folle, perché a quel punto lo cambi proprio, vai e te lo acquisti nuovo. Stessa cosa vale per gli iPhone 11 e 10, questi diciamo dispositivi che hanno un vetro tipo quello di Apple Watch, o come anche gli ultimi Samsung e via dicendo. Però loro, ragazzi, vi riparano tutto, dalle batterie, anche i tablet, qualsiasi cosa, e anche a livello hardware, appunto, tranne gli Apple Watch a livello hardware, perché non è possibile accederci perché sono chiusi, ma gli iPhone, i Samsung, gli Huawei, i Xiaomi, quindi qualsiasi marca di telefono, loro riescono a metterci mano. In più, col contatto di WhatsApp avete informazioni, tutto in quasi in tempo reale, perché vi rispondono velocemente, quindi davvero top. Sono rimasto contentissimo, non me l'aspettavo di avere un risultato così, e invece ho avuto un risultato così. Quindi ve lo faccio rivedere il risultato, giusto perché è giusto che vediate cos'è stato il lavoro. L'avete visto all'inizio come era il vetro tutto distrutto e come è adesso. Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete dei problemi con i vostri device, usate i coupon qua sotto
conto per avere lo sconto, non so quanto duri il periodo di offerte di questi coupon, però adesso sono attivi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa riparazione fatta con Riparaora, questi ragazzi di Messina che ho trovato per caso e ho trovato davvero davvero top dal punto di vista della serietà e della velocità e soprattutto della competenza delle attrezzature che hanno nei loro laboratori, che è davvero fantastica, lasciatemi ragazzi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per avere i coupon sconto anche di queste cose, perché li metterò anche lì, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao!